Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, molti di voi già mi conosceranno, soprattutto chi segue le mie vicende, le mie storie via internet. Quest'oggi mi trovo in un luogo molto particolare di cui non posso rivelare la posizione geografica perché è un posto destinato a rimanere segreto. Noi sappiamo benissimo che all'interno della politica italiana ci sono degli impostori, dei personaggi che sono scesi in campo assolutamente senza l'intenzione di fare gli interessi del popolo italiano, quindi della collettività, della gente, andare incontro ai problemi delle povere persone come potrei essere io, come sei anche te che ci ascolti, ma è sceso in campo per difendere il proprio status quo. Tante volte parliamo di uno status quo ottenuto grazie alla classe politica precedente che in maniera nefasta, in maniera sporca, ha costituito una lobby con l'intento di creare un vantaggio per se stessi e un vantaggio anche per il proprio seguito. Quindi nella politica italiana abbiamo tuttora queste lobby, questa casta che non se ne vuole andare. Il posto che deve rimanere anonimo, che vedete alle mie spalle, è il posto che ho selezionato, scelto, che ho reso disponibile. Io so che vi è la disponibilità perché ho parlato anche con le istituzioni locali, per mandare in esilio Berlusconi. Berlusconi, noto personaggio della politica italiana, che è rimasto primo ministro per tanti anni solamente con l'intento di riuscire a farla franca, di riuscire a sopravvivere a una situazione che si era creata d'arte, già incominciare da Craxi, altro personaggio andato in esilio, e vi mostrerò un po' questo posto, il futuro luogo di riposo di Silvio Berlusconi. Ecco, in questo posto qui sicuramente non potrà più nuocere, ci portiamo all'ingresso, andiamo a vedere un po'. È una dimora semplice, modesta, molto tranquilla, c'è anche una camera per la lettura, eccolo qua. Ecco, questo sarà il luogo di esilio di Silvio Berlusconi. Lo mettiamo qui dentro. Qui abbiamo il reparto notte. Abbiamo anche una finestrella che guarda nel prato, una visuale bellissima, guarda nel prato. E ecco, questo è l'ingresso. Devo dire che è bello condizionato, bello fresco, ventilato, non si sta male qui dentro. Ecco, in un posto così sicuramente non potrà creare danno. Come vedete, qui abbiamo il reparto notte, il reparto giorni, c'è anche sotto la sala letture. È un posto che andrà sicuramente bene. Ok ragazzi, come avrete capito, io non sto scherzando, abbiamo individuato il posto. Chiaramente è giusto che chi abbia infierito sugli italiani dovrà espiare le proprie colpe, e le colpe si espiano solamente con una giusta pena, ecco. Ok ragazzi, ciao a tutti, continuate a seguirmi sul web e vi garantisco che non appena sarà caduta la dittatura morbida, silenziosa che c'è in Italia, Berlusconi andrà a finire in questo posto qua. Ciao a tutti!